La volta scorsa noi abbiamo finito l'argomento di Gesù nel Tempio e abbiamo visto che quella di Gesù non è una contestazione del Tempio su tipo di quelle fatte dai profeti, dagli esseni e così via, ma è un voler riprendersi ciò che è suo. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù fa la preghiera finale, dice: tutto quello che è tuo l'hai dato a me, quelli che erano tuoi tu l'hai dati e tu l'hai dato a me. Quindi il Tempio è sua proprietà e Gesù sa bene che quel Tempio è transitorio, che finirà, però sa anche che in quel Tempio veramente c'è stata la presenza di particolare di Dio, e lui allora assume tutto ciò che di positivo c'è in questo Tempio e lo rende non più transitorio, ma lo rende eterno con il Tempio che è il suo corpo. Quindi quel Tempio viene distrutto e Gesù ne assume lo spirito e praticamente diventa lui il nuovo Tempio, il nuovo sacerdozio, il nuovo sacrificio e tutto e così via. Questa sera iniziamo invece un discorso e speravo di poterlo portare avanti perché è veramente importante, soprattutto per noi cattolici, della figura di Pietro nella Chiesa. Perché parlare proprio di Pietro? Perché da 36 anni non l'abbiamo mai fatto. Quando abbiamo studiato i singoli Vangeli, per esempio Matteo, Giovanni, ci siamo fermati a considerare, a fare delle considerazioni, ma basandoci su quel testo e basta. Invece ora vorrei fare una riflessione un po' più ramificata e quindi partire da Luca, ma vedere un pochino tutto quello che di Pietro viene detto anche in Giovanni, in Matteo, negli Atti degli Apostoli e così via. Perché? Perché anzitutto Pietro è un uomo come tutti gli altri che abbiamo esaminato finora. Noi stiamo vedendo questo Gesù buon samaritano che va salvando Zaccheo, Maria, Marta, eccetera, eccetera. E per questo c'è sta pure chiaramente. Pietro però è uno degli apostoli. Pensate che noi, quando facciamo la nostra professione di fede, diciamo: io credo nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Apostolica significa che è fondata sugli apostoli. Non è fondata sulla dottrina di Tizio, sullo scisma di Caio, come è fondata sugli apostoli. Quindi la Chiesa apostolica, e Pietro fa parte di questi apostoli, e non fa parte in un modo non così come uno dei tanti, come vorrebbero i protestanti, gli ortodossi, cioè tutti gli altri religioni cristiani, ma ne fa parte essendo sempre il primo, e il primo che risponde, dove lui è sempre presente in tutte le manifestazioni della vita storica di Gesù e così via. Quindi Pietro sicuramente è un personaggio importante, sicuramente ha una posizione analisa. No, non è necessario analisi perché siamo così pochi che è proprio inutile aprire le pareti di dietro. Grazie mille. Volevo fare aprire le pareti, se eravamo più persone, in modo da far passare più aria, ma visto che siamo così pochi e inutili. E quindi praticamente lui sicuramente, infatti come vedremo poi andando man mano che andremo avanti, tutti i non cattolici devono arrampicarsi sugli specchi quando tendono di spiegare alcuni brani. E quindi a un certo punto c'è questo primato petrino che ci coinvolge proprio direttamente da una parte. Dall'altra parte però tutti gli acattolici. Ma che sta dicendo? Ah, devo aprire. Tutti i non cattolici non è che siano proprio degli stupidi, non è che siano delle persone che non sanno leggere la scrittura. Allora perché un luterano legge un brano e capisce una cosa, lo legge il cattolico e capisce un'altra, lo legge l'ortodosso e capisce la terza cosa ancora e compagnia bella? Perché purtroppo
i teologi delle varie chiese vogliono leggere la scrittura partendo dalle impostazioni teologiche delle relative chiese. Allora, il cattolico ha un'impostazione teologica di un certo tipo, si avvicina alla scrittura e legge la scrittura e vuole per forza trovare nella scrittura quello che dice la sua teologia. È la stessa cosa fanno gli ortodossi, è la stessa cosa fanno... Fin quando si procederà così non si arriverà mai a nessun posto, perché si mettono le comunità religiose prima della parola di Dio, mentre invece la situazione dovrebbe essere ribaltata. Noi cercheremo quindi di leggere, io dico da un punto di vista ecumenico, ma sarebbe più logico dire di leggere questi brani così come ci vengono proposti, nudi e crudi, senza partire dalle impostazioni teologiche della Chiesa Cattolica, e vedere un pochino la scrittura che cosa ci dice. Questo per quanto riguarda il perché ho scelto, ho pensato di fare questi incontri sulla figura di Pietro. Ora, naturalmente, se però io non mi devo fondare solo su Luca, ma mi devo fondare anche su Matteo, Giovanni, gli Atti degli Apostoli e così via, è chiaro che il discorso diventa lungo e difficile. Allora, io martedì ho chiesto ai nostri amici del martedì, voi che ne volete farlo, lo vogliamo fare? E hanno risposto tutti sì. A voi non la posso fare la domanda, perché chiaramente siccome loro hanno deciso, vada sta, cioè nel senso che io non posso. È chiaro? Noi siamo utili. Allora, la prima considerazione da fare è questa. Il Vangelo di Luca è diviso nettamente in due sezioni. C'è una prima sezione che descrive la vita di Gesù in Galilea. Quindi la nascita, l'adolescenza, i rapporti con il Battista, la sua scelta di Cafarnao, il fatto che Gesù se ne va predicando per tutta quanta la Galilea. E in questa sezione il rapporto che Gesù ha con la religione di quell'epoca è legato completamente alla sinagoga. Perché in Galilea il Tempio non c'è stato. La sinagoga da chi è gestita? Non dico la singola sinagoga, sistema sinagogale da chi è gestito? Dei farisei. Dei farisei. E all'inizio il rapporto di Gesù, quando in questa prima fase, il rapporto di Gesù quindi con la struttura religiosa dell'epoca è di tipo double face, cioè da una parte dove si sono fatti molto un rapporto fondamentalmente positivo. Pensate al rapporto di Gesù con Nicodemo, con Giuseppe di Arimatea, con l'arcisinagoga la cui figlia stava malata e così via. Dall'altra parte però, quando per esempio va a predicare a Nazareth, nella sinagoga di Nazareth, si scontra con i farisei. Però c'è questa relazione. Nella seconda parte invece Luca descrive la predicazione di Gesù in Giudea, quando va oltre Gerico e arriva a Betania, poi a Betfage e poi a Gerusalemme e così via. E lì invece la religione dove fa? Qual è il perno del sistema religioso in Giudea? È il Tempio. E nel Tempio di Sani, nel Tempio sta il Sinedrio è fatto in massima parte dei Sadducei, dei sacerdoti e così via. E quindi il rapporto diventa proprio burrascoso. E già, quindi ci sono queste due sezioni. E poi ci stanno i siruci che più o meno avevano capito di Gesù, quello che capisce oggi un cattolico medio, che gli vanno appresso. E allora, ecco, che è arrivato proprio nel punto di passaggio tra la predicazione in Galilea e la predicazione in Giudea, ma Luca, non a caso, pone un episodio piccolo, apparentemente insignificante, e lo leggiamo.
Siamo in Luca, al capitolo 9. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: la gente chi dice che io sia? E gli risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altro uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Cristo, il greco è Christos, che traduce l'ebraico Messia. Messia significa Messia, anzi no, significa unto, però con questo nome veniva inteso il Messia. Quindi quando Pietro risponde tu sei Cristo, non intende dire quello che oggi noi diciamo di Gesù Cristo, ma intende dire tu sei il Messia. Messia. Guardate, il porsi questa domanda, cioè chi è Gesù, è fondamentale. Perché porsi in modo serio, chiaramente, questa domanda e rispondere è quello che ci fa cristiani o meno. Tutto il resto è contorno. E questa domanda, ai tempi di Gesù veramente, se la ponevano tutti, con buona pace di Odifreddi. Perché Odifreddi, l'ultima volta che l'ho sentito per televisione, in una trasmissione pare su Canale 5, dove diceva, non negava più l'esistenza storica di Gesù, come ha fatto negli anni passati, perché ormai non è sostenibile più. Però parlava di Gesù come dell'oscuro e sconosciuto rabbì della Galilea. Oscuro e sconosciuto. E allora perché? Vi ho scelto alcuni brani, sempre di Luca chiaramente. Siamo a Nazareth, nella sinagoga, e Gesù ha aperto il libro di Isaia dove dice: lo spirito di me è su di me, lo spirito del Signore è su di me. Oggi questa si è realizzata questa profezia. Tutti siamo a Luca capitolo 4. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Allora vedete, siamo nella sinagoga. La sinagoga non è un'appendice del villaggio ebraico di quell'epoca. La sinagoga è il centro, perché lì ci sta la yeshiva, c'è la scuola, lì dove ci sta l'insegnamento rabbinico, lì si fa il culto sabbatico e così via. Bene, la sinagoga si chiede chi è Gesù, Gesù. E se se lo chiede vuol dire perché è rimasto colpito, che c'è sta qualcosa che dice: come fa chi sa sapere cose, come fa a fare questi gesti, come fa a dare questi segni? E allora ecco che il cuore della società galilaica, si dice così, di quell'epoca, la sinagoga, si chiede chi è Gesù. Ancora un altro esempio, sempre preso dal Vangelo di Luca. A un certo punto Giovanni Battista è stato messo in carcere da Erode e siamo al capitolo 7 di Luca. Giovanni fu informato dei due discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, disse, li mandò dal Signore e disse per chiedergli: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Allora Giovanni Battista, se la sinagoga è segno della religiosità, della religione di quell'epoca, il Battista di che cosa è segno? Che cosa rappresenta? I profeti. Guardate che la profezia era l'anima proprio del paese. E i profeti erano molto diffusi, non è che c'erano solo i Battisti e i Battisti, cioè i suoi seguaci. Ci stavano gli Esseni, ci stavano altri movimenti, dunque che. Ebbene, tutti questi movimenti a Gesù Cristo lo conoscono,
sanno che cosa dice, sanno come predica, sanno che cosa fa e si chiedono ma chi è? Naturalmente hanno, se si fanno questa domanda, perché da una parte Gesù mostra dei segni di tipo messianico, dall'altra parte no. Per esempio, nella scrittura, nell'Antico Testamento, sta scritto che il Messia non si sa da dove verrà. Invece questa gente sa benissimo da dove viene, viene da Nazareth, la madre si chiama Maria, e il padre almeno si dice che fosse Giuseppe, sanno tutte queste cose, le sanno. E allora dice, se il Messia è uno che non si sa da dove viene, perché invece di questo si sa? È perché in effetti poi all'ultimo si capirà da dove viene veramente quest'uomo. E quindi l'Antico Testamento, l'Antica Scrittura finalmente dice il giusto. E quindi abbiamo visto la sinagoga, abbiamo visto la profezia, ma non è finita. Per esempio, ancora, siamo sempre in Luca e siamo al capitolo 9. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Vedete? E Erode chi rappresenta? Israele. Il potere. Abbiamo visto la sinagoga, abbiamo visto la profezia. Erode rappresenta il potere ed Erode dove si pone la stessissima domanda. Il che significa che su Gesù Cristo era dunque conosciuto dappertutto. E anche tenuto forse dagli avversari, anche tenuto, dicono. Sì. E praticamente potremmo fare altri esempi ancora, tipo per, quando Gesù va a cena da quel signore, praticamente una donna gli lava i capelli, no, gli lava i piedi e poi gli asciuga i capelli. Tutti quelli che stanno lo dicono, ma chi è costui? Perché se fosse un profeta sicuramente capirebbe chi è questa donna. E quindi si chiedono, ma chi è? Qui, questo è l'ambiente della quotidianità, l'ambiente del vissuto del tuo quotidiano. Allora, altro che profeta oscuro e sconosciuto. In Galilea era conosciuto come? E allora sarebbe semplicistico pensare che tutti si chiedono chi è Gesù tra noi i discepoli. E quindi è chiaro che anche i discepoli se lo chiedono. E si interrogano. Gesù è in disparte. Non pensate tanto a un fatto di tipo fisico, che Gesù sta in un posto dove gli discepoli stanno andando, loro si mettono vicino. Quello ha un senso soprattutto simbolico, che non c'era un vero rapporto dialogico tra Gesù e i discepoli. Questi si mettevano ancora paurosi, erano ancora timorosi. E a un certo punto gli pongono la domanda, anche loro, tu dice, e Gesù risponde con un'altra domanda. Perché? È insegnamento ebraico, così si insegna. Bravo, Luigi. Perché praticamente in quell'epoca, ma anche oggi, nelle yeshiva, nelle scuole rabbiniche, si insegna mediante delle domande. Viene posto un problema, il maestro fa delle domande e gli allievi, poiché la domanda per lo più è molto spinosa, devono sforzarsi, devono pensare, devono fare ricerche, eccetera, per arrivare essi a una risposta. Gesù è un uomo del suo tempo e quindi si comporta in questo modo qui. Fa una domanda per stimolare, non per porre un trabocchetto, per dire quando siete ignoranti, ma fa una domanda per stimolare l'interesse di questi, la ricerca e così via. Quindi, interrogarsi su chi sia Gesù è una cosa giusta, è una cosa giusta per tutti, per i discepoli di allora e per i discepoli di oggi, perché interrogarsi significa avere una vita spirituale, significa porsi delle domande, significa essere interiormente liberi, significa essere interiormente vivaci.
Però interrogarsi non significa che uno può trovare una risposta al problema che si pone. Per cui interrogarsi dovrebbe poi portare ad interrogare, come fanno i discepoli, si interrogano e poi interrogano. E quindi interrogare significa quello che facciamo noi, cioè porsi dei problemi, spiegarli, cercare di capire qualcosa, e anche questo non solo è giusto, ma è lecito. Però la cosa più importante di tutti, quello che ci fa capire Luca questa sera, non è interrogare o interrogarsi, ma la cosa più importante è lasciarsi interrogare da Gesù Cristo. Perché lasciarsi interrogare da Gesù Cristo significa ricevere tutti quei doni, lo Spirito Santo, la luce, la parola, che ci potranno poi essere utili per rispondere alla nostra, come è accaduto per i discepoli di Gesù, però alla fine di tutta la storia. Quando faremo per esempio quell'episodio bellissimo dei discepoli di Emmaus, capiremo che cosa significa, finalmente si aprirono i loro occhi. Loro parlavano, si interrogavano, si ponevano dei problemi, ma è solo quando sono riusciti a capire che significa quel pane spezzato che hanno potuto riconoscere Gesù. Non so se mi sono spiegato. Sì. È chiaro quando molto difficile. Questo quindi, diciamo, come contestualizzazione, cioè per cercare di capire un po'. Contestualizzazione, abbiamo contestualizzato il brano per cercare di capire perché Luca parla di questo argomento. Detto questo, andiamo al tema, andiamo proprio al brano. Ah, in italiano l'abbiamo letto, questo brano è riportato anche da Marco, è riportato anche da Matteo, ma in modo molto diverso, cioè soprattutto Matteo è diversissimo, che significa che nella chiesa di Gerusalemme questa, c'era la tradizione, la paradosis, cioè la trasmissione dall'uno all'altro di questo avvenimento di Gesù. Poi ciascuno lo ha utilizzato secondo il suo stile, secondo quello che voleva dire con il suo Vangelo, e questa è garanzia di autenticità, che questo avvenimento è realmente accaduto. Allora, cominciamo col versetto 18. In greco, in italiano l'abbiamo già letto, kai egeneto, avvenne che, ento enai, caso manca eno, se scusate, ento e, nello essere lui, pros eucomeno, mi viene detto pregare, accettiamo questa traduzione per il momento e diciamo, nello essere lui pregante, catà monas in un luogo solitario, questi si avvicinano e gli pone la domanda. E Gesù poi risponde: Tina me lego sinoi, o suoi enei. Chi di la gente dice che la gente sarebbe oi oxoi? Lego si dicono. Quindi chi dicono? Dice la gente enai me che io sia. La prima riflessione che volevo farvi sul testo greco è questa parola oxloi, così è plurale, singolare, è oxlos. Questa parola in greco significa folla, che è un termine generico, indica una moltitudine di gente. Quindi noi per folla possiamo intendere tutta quella gente, Rode, la sinagoga, a cui ho accennato prima. Ma la traduzione migliore e che viene fatta dal testo è gente, perché gente è un po' diverso da folla. Folla è un numero, sono numerose persone. Il popolo. La gente invece sono tutti. La gente è tutti gli uomini, tutte le donne di questo mondo. Il popolo, direi. Precisamente. E quindi
Se per noi con questo termine intendiamo quindi il popolo, la gente, noi ci stiamo pure noi lì in mezzo. È chiaro, non solo solo quello di allora, ma siamo anche noi, quindi il discorso vale per tutti. E allora se vale per tutti state attenti, un po' più attenti, perché? Perché il testo dunque, anzitutto, ci dice che Gesù pregava. Ora, a questo punto, vi voglio leggere il testo di Marco. State attenti, perché non è proprio identico. Marco, al capitolo 8, scrive poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Le ordinò loro di non parlarne con alcuno. Notate qualche differenza? Tra il testo di Matteo, di Marco e il testo di Luca. Segreto Messia. Lì non prego. Ma scrivi, già sento l'opera. Qui sta pregando, lì non sta pregando, sta andando, sta camminando. Oh, un po' del segreto Messia. Cosiddetto segreto Messia. Questa è la prima due differenza. Ma poi ci sta la differenza iniziale, che è importantissima. Cioè, mentre Marco dice Gesù andava villaggio per villaggio nella zona di Cesarea di Filippi, invece Luca dice Gesù stava pregando. Cioè Marco è circostanziato, Marco ci dice dove, quando, come, che cosa faceva Gesù quando è accaduto questo fatto. Luca invece ci riporta un'affermazione di tipo spirituale che poi esamineremo perché è molto profonda. Quindi è una bella differenza. Per Cesarea di Filippo è una città che si trova a circa 40 km a nord del lago di Tiberiade, nella zona più verde, più ricca di acqua della Galilea, dove i sacerdoti, i sadducei possedevano i loro latifundi, allevavano bestiame e così via. E dove Gesù, dice il testo, che se ne va eis ta komas. Come in greco significa villaggetto di campagna. All'inizio proprio nel greco arcaico si indicava quei villaggetti che erano così piccoli che non tenevano manca una cinta di non erano manca riparati, mentre la città aveva sempre le mura di protezione, quindi erano veramente così poveri che non temevano manca i ladri, tanto da non avere neppure una palizzata. Questo ci fa capire che veramente Gesù Cristo non ha trascurato nessuno dunque nella sua vita, è andato dovunque. E allora mi chiedo perché Marco ci parla della localizzazione storica e Luca invece ci presenta un Gesù molto molto spirituale. Perché Marco non è un testimone oculare, però scrive sotto dettatura di Pietro, che è un testimone, anzi il più informato dei testimoni oculari, perché Pietro è sempre stato presente. E allora Marco ci dice: veramente è accaduto che Gesù andava per l'angelo, è veramente accaduto che ha fatto questa domanda, che è stata risposta. Quindi Marco ci dà la sicurezza che queste cose non sono fantasie ma sono storia. Ah, grazie. Luca non è un testimone oculare, scrive sotto l'evangelizzazione da parte di che non è un testimone oculare. Quindi Luca, quando è andato a Gerusalemme, ha saputo dalla chiesa di Gerusalemme che c'era avvenuto questo fatto e praticamente a lui non interessa scrivere i particolari, perché quando Luca scrive
siamo dopo il 70 dopo Cristo, solo Gerusalemme è stata completamente distrutta, ma l'intera Palestina è stata devastata. I romani arrivarono a segare le rocce, arrivarono a spostare le colline per cambiare proprio la toponomastica della Palestina, perché quei pochi ebrei sopravvissuti, gli ebrei della diaspora e così via, non riconoscessero più nulla. C'è un mondo che è stato totalmente distrutto dai romani. Mo ai tempi di Luca, quindi, a chi se ne poteva importare? Ieri c'è stato di Filippo, i villaggetti, dove come. E quindi Luca preferisce dove scrivere questo greco che è enfatico, che è utilizzato solo qualcosa, qualche volta dai grandi classici, ma nessun greco, nessuna persona che parlasse la Koine, cioè il greco, sarebbe mai avrebbe potuto esprimere in un greco del genere, insomma. Questo greco che cosa ci dice? Che essendo lui pregante, in greco il participio indica non un'azione occasionale, ma indica un modo di essere, indica proprio la sostanza di Gesù Cristo. Cioè Gesù era non uno che faceva le preghiere, ma era lui preghiera. Cioè Gesù era in una situazione di, in inglese potremmo dire, di full immersion nella preghiera. Quindi una preghiera intensa. Che significa pregare? Per una relazione totale con Dio, una relazione con Dio. Parlare con Dio. Per una relazione con Dio. Una relazione continua con Dio. Significa immergersi totalmente con Dio. Significa essere una sola cosa con il Padre. E per Luca questo, guardate, è importante, perché il presupposto, come ora vedremo, perché i discepoli possono arrivare a capire chi sia il Cristo. E allora questo modo di essere di Gesù, questo Gesù che è pregante, poi tenete presente una cosa, che Luca non utilizza in greco ci sono vari verbi che significano pregare. C'è anzitutto aiteo. Aiteo significa pregare nel senso di supplicare. C'è uno di noi si mette davanti a Dio, riconosce la grandezza di Dio e lo supplica cedendo qualcosa. Nel Nuovo Testamento questo verbo non è mai usato per indicare la preghiera di Gesù. Perché? È la stessa cosa, non può supplicare se stesso, perché Gesù è Dio, insomma, chiaramente non può essere inferiore al Padre. Un altro verbo invece è, che viene usato per Gesù, è erotao. Erotao significa chiedere qualcosa facendo presente la necessità di questa cosa. Questo verbo viene utilizzato. Quindi indica non un inferiore che si rivolge a un superiore, una conversazione, ma indica, bravo, indica praticamente una conversazione, una varietà, una condizione di livello, e quindi indica una comunione profonda tra i due che stanno parlando, un'intimità familiare, diciamo così. E poi c'è questo terzo verbo, il verbo proskeukomai, che significa adorare. Adorare significa stare totalmente, perdersi nella dimensione di Dio. Che cosa vi riporta? Pros. Ponteon. Chi l'ha detto? Il teologo. Il teologo. Il teologo della classe. Se noi prendiamo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, nel capitolo primo, leggiamo al versetto 2. Dunque, com'era là? Enarché en o Theos. All'inizio era il verbo. Kai o Logos, e il verbo en proskontheon. Il verbo era vicino, presso Dio.
Ma questa tradizione, anzitutto Giovanni sta parlando della dimensione dell'Eterno, in cui vive il Logos non ancora incarnato. C'è quella persona che fa parte di Dio ma ancora non si è incarnato nel seno di Maria, e parla delle relazioni che c'è tra questa persona e dove Dio, e i suoi due termini, Theos, il Dio creatore, e Logos, la parola, che viene generata continuamente, che continuamente esce dalla bocca di questo Dio. Bene, il tipo di relazione è resa con un pros ton theon, con l'accusativo, che non indica stato in luogo, ma indica moto a luogo. Se il Giovanni avesse voluto dire che c'è Dio e il Logos sta vicino a Dio, come vediamo nelle icone ortodosse, no? Degli ortodossi, avrebbe potuto utilizzare o metà più il genitivo, per esempio Giovanni è metà su Cristina, Giovanni è vicino a Cristina, oppure potremmo utilizzare però più il dativo, per esempio quando Giovanni descrive la scena della croce dice estegesan parato stavrò e metteravo tu, e stava vicino, proprio intimamente azzeccata alla croce, la madre di lui, parato stavrò. Ma prosso con l'accusativo, prostotheon, indica uno che è totalmente allontanante verso l'altro. Gesù chi è colui che va continuamente verso il Padre, è colui che ascolta continuamente il Padre, è colui che ama continuamente il Padre, è colui che è orientato totalmente verso il Padre. Non so se sono riuscito a farmi capire. È chiaro? Tra l'altro è quel processo, diciamo, che l'uomo non può fare, cioè di andare con i propri piedi verso Dio, ma solo Gesù Cristo lo può. E l'uomo lo può fare però con il tandem. Quando vedi in Gesù Cristo il tandem, pedaliamo insieme, non no, da solo non c'è diversa. Allora capite che quando Don Luca scrive pros eucomenon, intende farci capire che Gesù stava in quella relazione con il Gesù figlio, Iuios, stava in quella relazione con il Padre, identica, che era la stessa relazione di quando era della sua prima dell'incarnazione. Sono riuscito a farmi capire? Questo per capire l'intensità della preghiera di Gesù. Bene, allora questo Gesù che prega sempre, per esempio qui lui si sta preparando, i discepoli che gli hanno fatto una domanda, ad andare in Giudea e iniziare quindi tutto il cammino che porterà a Gerusalemme, che porterà a Golgota e così via. Però anche altre volte, per esempio, sempre nel Vangelo di Luca, che io l'ho detto per il momento, non stacco da Luca, noi leggiamo al capitolo 6, in quei giorni egli se ne andò sul monte. Il monte Oros, lo sapete, lo spiegavo, no? La volta scorsa, che cos'è? La dimensione di Dio. È la dimensione di Dio. A pregare, e passò tutta la notte è segno di buio, di difficoltà come quello che stiamo vivendo noi in questi giorni, pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e gli stessi 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, Simone, al quale dette il nome di Pietro. Vedete, viene sempre al primo posto e gli viene cambiato il nome. Poi parleremo che significa questo. Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, eccetera, eccetera, tutti i 12. Quindi vedete, Gesù sceglie i discepoli, ma Luca prima lo mostra in preghiera con la stessa identica espressione che troviamo qui. Gesù porta i discepoli in Giudea perché possano ricordare, utilizza la stessa espressione. E allora a questo punto io vi chiedo, abbiamo detto che la preghiera di Gesù è espressione di un completo immergersi di Gesù in Dio, ma al contempo essa è
uno staccarsi dalla realtà. Faccio l'ebreo, faccio il rabbino, estrema, totale vicinanza a ogni uomo che viene sulla faccia del mondo della terra. Perché se praticamente deve pregare è immergersi in Dio, e Gesù si immerge in Dio ogni volta che deve fare qualcosa per la Chiesa Apostolica, e abbiamo detto che Chiesa Apostolica siamo tutto quanto noi che facciamo, quando che siamo. Infatti, che non dico scroppole, ma che è così, se noi vediamo Vangeli Giovanni, siamo al capitolo 17, Gesù fa la preghiera universale prima di essere consegnato, dice così: io prego per loro, non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dati, perché essi erano tuoi e tu li hai dati a me, tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, capite? Io ti prego non per il mondo, cioè dove per mondo non si intende l'insieme di quei valori, di quegli stili di vita che sono contraddittori con il Vangelo. Se per mondo noi intendiamo tutta la gente che viene al mondo, questo è oggetto dell'amore continuo di Dio, Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio. Ma se per mondo intendiamo vivere all'insegno dello spreco, dell'egoismo, dell'egocentrismo, dell'aggressività, della violenza, della... e compagnia bene, Gesù non prega queste cose, e per chi le fa? Ricordiamoci un particolare, e continua ancora dicendo: non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li custodisca dal maligno. Quindi noi che viviamo nel mondo, noi che viviamo, non è che dobbiamo essere degli irresponsabili, però crediamoci che veramente Dio ci protegge, insomma. Non perché quindi qui andiamocene fuori, andiamo. Però pensiamo che Dio sta con noi in questo momento e sta con tutti quelli che si trovano in difficoltà. Non prego solo per questi, ma prego anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola. Ma sta parola che è di loro, dei discepoli, sta parola attraverso i quali i discepoli dovrebbero stimolare la fede degli altri, questa parola che gli altri dovrebbero utilizzare per evangelizzare, di chi è? Di Dio. È di Dio. Questa parola è Gesù Cristo, questa parola è stata data a noi, perché ogni uno di noi, allora capite, e Gesù poi conclude dicendo: io ti prego perché io voglio che, vedete, io voglio, chi è che può dire innanzi a Dio io voglio? È solo uno che è totalmente pari a Dio, dito il testimone di Geo per questo. Io voglio che dove sono io là siano anche loro. Gesù non sta in un luogo, Gesù sta in Dio. E quindi il dire io voglio che dove sto io significa io voglio che ognuno di loro stia in te, stia in Dio, cioè è la theosis, la divinizzazione. Come Dio in Gesù Cristo si è fatto uomo, così l'uomo in Gesù Cristo diventa come Dio, non dice niente, diventa come Dio. Non so se sono riuscito a farmi capire. Sì. Allora, capite mo quanto è importante l'atteggiamento di Gesù? Non è solo un immergersi nel Padre per capire che ha da fare, per stare bene, per sentirsi in piena armonia con il Padre. È un immergersi nel Padre a favore di Pierluigi, di Giovanni, di Cristina, di Fiorentino, di compagnia bella. E nessuno è escluso da questa preghiera. Ma di questo noi dovremmo essere convinti, e dovremmo essere testimoni, e dovremmo essere portatori di questa conseguenza. Arrivato a questo punto, diciamo dunque che Gesù chiede loro, la gente gli dice che io sia, e questi rispondono: uno degli antichi profeti.
o martedì non è successo con Umberto Storia. Vedete, la Bibbia afferma la reincarnazione, perché questi credevano che i profeti potessero ritornare, quindi reincarnarsi, che Gesù era la reincarnazione, dice, no, non è questo il senso. Se voi leggete Paolo, allora veramente c'è stata la tendenza sotto l'influsso del pensiero orientale, c'era la tendenza a credere nella reincarnazione. Io mi riferisco all'induismo e tutti i cerami, compagnia bene. Ma Paolo, nella prima lettera ai Corinti, taglia netto la testa al toro dicendo: si nasce una sola volta e si muore una sola volta, non esiste. E allora che è questo fatto? Credono che sia uno degli antichi profeti risorto, perché quelli così rispondono. Credo che sia Elia o altri profeti dell'antichità ad essere risorti, perché c'erano delle credenze particolari, che per esempio il profeta Elia fosse stato rapito su un carro di fuoco e sarebbe tornato nel tempo messianico. Giovanni era il precursore di Gesù e molti pensavano che Giovanni fosse il Messia. Allora, siccome Gesù si presenta come il Cristo, come il Messia, Giovanni, molti ritenevano che fosse il Messia, ma Giovanni non l'ha mai detto, pensavano che fosse Giovanni. E la prova ci viene proprio dal fatto che abbiamo letto prima, io vi ripeto ancora una volta, Erode. Naturalmente qui noi non stiamo parlando di Erode il Grande, quello che fece erigere il Tempio, ma stiamo parlando del figlio, il tetrarca Erode Antipa, e il quale sente parlare di queste cose e manda a informarsi. Chi manda? Gesù manda i discepoli. Erode chi manda? Sentite, io sono di natura, con le mascherine non sento niente, se non ho alzata la voce come la alzo io. Chi manda Erode secondo voi? I sacerdoti francesi. Manda i sacerdoti francesi. Le guardie. Le guardie. Il padre, quando arrivano le immagini, gli parlano di nato un re. Erode, da chi si va informato? Dai sacerdoti. Dagli scribi. Riunendo a sé gli scribi, scribi significa teologo, e allora Gesù, Erode manda i teologi, e i teologi vanno da Erode e gli dicono che sia Elia. Allora vedete che come la risposta di questi scribi e la risposta dei discepoli di Gesù sono totalmente sovrapponibili, il che significa che veramente la gente pensava queste cose, cioè la gente pigliava Gesù per un profeta. E ve l'ho spiegato, vorrei portare il cilicio piuttosto che questa cosa. Aveva la maschera quella là col mare. Più o meno. Quante volte vi ho detto, per esempio, che Gesù somigliava a uno degli antichi profeti? Per esempio a Geremia. Ma così perché somigliava a Geremia? Perché predicava il tempo. Perché Geremia era di stirpe sacerdotale. Ma non è mai entrato nel tempo. E quindi, arrivato a 13 anni, ha fatto il bar mitzvah, e sempre dopo ci hanno messo la tuta bianca e i calzoni, e il padre l'ha portato nel tempio perché fosse iscritto in una delle 24 classi che servivano nel tempio. L'ho spiegato nella prima lezione, queste cose, non mi ripeto. A un certo punto, dopo Geremia è entrata alla tenda, nel cortile dei sacerdoti, e ha visto tutto una puzza pazza, una carne bruciata, tutto quel sangue per terra, quei poveri agnelli sgozzati uno dopo l'altro, che venivano sfogliati, lo sangue dappertutto, è svenuto, poi si è rifugito, e che no, il ca non ci mette più piede, e infatti non è entrato più nel tempio, e si è creato proprio una sera profonda tra Geremia e il tempio. Non è il caso che Gesù non è mai entrato nel cortile dei sacerdoti, ma si è sempre fermato nel cortile, oggi noi diremo dei laici,
quello allora però veniva detto cortile delle donne. E ad un certo punto, quindi, gli ebrei che tutte queste cose le sapevano, perché se ne parlavano tutti i sabati nelle sinagoghe, a un certo punto dicono che fosse Geremia. E quindi, vedete, veramente circolava questa voce. Ora, perché è rischioso identificare Gesù con un profeta? Non sbagliato, non è falso, è aletes, non è aletinos. Vorrei ricordare la spiegazione che ho fatto di questi due termini. Ve la ricordate? Chi non se la ricorda, alza la mano. Io non ce la ricordo. Aletes significa vero, nel senso di opposto a falso. Aletinos significa proprio di un benissimo, autentico, verace. Vi faccio l'esempio di vongolo, sopra la vongole. Però sta vongolo che costa 10 euro e sta vongolo che costa 25 euro. E quelle lì sono quelle veraci. Sono tutte vongole, però quella lì costa 10 euro, non è un lupino, è una vongola. Però è una vongola, ci sono, non so, è chiaro. E quindi tu, praticamente la risposta di Gesù è un profeta. È vero che Gesù veramente è un profeta. L'abbiamo detto l'altra volta. Ma vedere Gesù solo un profeta è limitativo, estremamente rischioso. Perché non parla per conto di Dio, lui è Dio. Il profeta parla a nome di Dio. A nome di Dio, ma non è Dio. Non è Dio, sì, d'accordo, ma la gente a prima chitto non può fare questi ragionamenti così profondi. Il profeta è praticamente un cartello indicatore che orienta l'uomo verso Dio. Verso Dio. Allora mettiamo che tu vai a Gerusalemme. Quindi questo mette in cammino e praticamente arriva al posto dove un bello cartello blu enorme dove sta scritto un coppa di forma con una cruda, così con una ponte, e dice Gerusalemme. E allora lì legge Gerusalemme e dice sono arrivata. Il cartello indica, ma il cartello non è Gerusalemme. È un profeta. Se tu lì sa che cos'è un cartello, a Gerusalemme c'è arrivo, dice il cartello mi dice che io devo andare così. Se invece di lì dice sono arrivato a Gerusalemme, chiaramente questo è il tentativo di installare, vedere Gesù solo un profeta, di mettere Gesù, di ingabbiare Gesù nell'Antico Testamento, nella religione ebraica. Cosa dopo che i primi cristiani giudaizzanti realmente volevano fare. Poi grazie a San Paolo questo non è accaduto. Scusa Gino, ma non ti invito fino a oggi queste maledette blasfemie. Sarebbe significato costringere Gesù a essere considerato non come, cioè che cosa dicevano? Se noi diciamo che un profeta era un profeta, ed essendo un profeta, loro mettevano Gesù nel quadro dell'antico scaccione. C'è un ebraismo più elevato, più spirituale, più aperto verso gli altri. Invece no, Gesù è una tutta la cosa. È una fra l'altro tempo, che non è il tempo di Gesù, è un altro tempo, l'abbiamo spiegato la volta scorsa. È finita l'ora. Però io devo finire perché la sono scelta. Dunque, quindi, per ovviare a questa situazione, Gesù che cosa fa? Si presenta sempre in tutta la sua vita, quindi non solo nella prima parte ma anche nella seconda parte, secondo un modello profetico e secondo un modello messianico. È chiaro che significa presentarsi secondo un modello. Presentarsi secondo un modello profetico significa parlare, agire, fare delle cose che ti qualificano come un profeta. Mi sapete fare qualche esempio? Le parabole, tutte le parabole che fanno. I segni? No, io sto parlando proprio di profezie. Il profeta è colui che dice che è quello che dice una cosa che poi questa cosa si verifica veramente. Quando entra a Gerusalemme la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio.
Gesù è, quindi si presenta come profeta. Quando è che Gesù si presenta come Messia? È quello che ho detto io. Nell'ultima fase. Per esempio, quando gli ungiucci l'abbiamo spiegato nell'edizione precedente. Ma si presenta come Messia quando Giovanni gli manda a chiedere: ma tu chi sei? Dite a Giovanni che i sordi odono, i ciechi acquistano la vista, i lebbrosi sono montati. Tutte queste cose nell'Antico Testamento, se andiamo a leggere i propri profeti, ma anche i libri sapienziali e così via, sono cose che sarebbero state fatte da un Messia. E allora Giovanni, quando Gesù fa rispondere a Giovanni, dite che i ciechi vedono, che i lebbrosi sono montati, eccetera, significa dite a Giovanni che io sono il Messia. Vabbè, ma anche quando lui dice goemi. No. Quando dice goemi indica una un'altra cosa ancora, ancora più profonda. Dici io sono un Messia, ma di natura divina. Perché al Messia ci credevano tutti quanti. Secondo posto, però praticamente un Messia divino no. Era contro il monoteismo, secondo è lo stesso ragionamento. Quindi Gesù si presenta secondo un modello profetico e secondo un modello messiano. Solo che queste persone, gli ebrei, che la cultura della loro epoca, erano uomini della loro epoca. Quando nella scrittura leggevano tutti questi brani, pensavano che la salvezza escatologica, cioè dei tempi ultimi, dei tempi finali, sarebbe stata attuata non da uno, ma da due personaggi. Gli stessi esseni aspettavano due personaggi, uno di natura profetica e uno di natura messianica. E quindi non riuscivano a vedere le due figure nella stessa persona. E allora come fa Gesù questa pagare? Ecco, questo noi lo vedremo dalla prossima volta, quindi giovedì prossimo, quando poi leggeremo la versione molto molto più complessa di Matteo. Ora volevo concludere. Ho sintetizzato un poco perché altrimenti perdevamo troppo tempo. Volevo concludere questo incontro con una profezia del profeta Gioele. Gioele al capitolo 3 scrive: dopo questo, Gioele sta parlando del giorno, in quel giorno, cioè nel giorno messianico, e sta descrivendo tutto quello che accadrà nel giorno messianico, e dice: dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni, anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni io effonderò il mio spirito. E allora vedete che il giorno messianico, il giorno che viene il Messia, è lo stesso identico giorno in cui c'è l'effusione dello spirito, che è lo spirito che fonda la profezia. Per cui essere seguaci del Messia, essere credenti del Messia, non può assolutamente essere al di fuori dello Spirito Santo, al di fuori della profezia. Io effonderò il mio spirito sui vostri figli e sulle vostre figlie, sugli uomini e sulle donne, sui liberi e sugli schiavi, sui belli e sui brutti. Quando è che accade questo oggi? Quando è che c'è questa effusione dello spirito? Nel battesimo. Nel battesimo, diciamo nella iniziazione cristiana. Battesimo, cresima di Eucaristia. E che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Me la pongo io la domanda, ma stavo qui in terra. Che fine ha fatto? Insomma? Se è questo spirito che viene effuso da Gesù, tutti quelli che stiamo qui crediamo che Gesù sia il Messia, anzi, come giustamente diceva lui, che lui dice, sia qualcosa in più di uno del Messia.
Però che fine ha fatto tutto questo? Allora lo vedremo giovedì prossimo leggendo il brano di corrispondente di Matteo. Va bene? Ora ci alziamo.